Click! Ben ritrovati, miei cari avventori del Giovane Barcaccio. Questa mattina facciamo quel video che molti stanno aspettando da mesi, settimane, giorni, ore, minuti, secondi. La previsione dove il Bologna, secondo noi, perché voglio anche la vostra, box commenti, sarà a vostra disposizione. Adesso in questo video, dove secondo me il Bologna finirà la stagione 23-24. Voglio ricordare come nello storico delle mie previsioni praticamente ci sia sempre preso, perché le prime due stagioni, ovviamente prime due stagioni inteso da quando il canale è aperto, ossia nel lontano 12 agosto 2022, si è esattamente beccata la posizione esatta, e alla scorsa avevamo detto una posizione, ma avevamo aggiunto che qualora l'allenatore fosse cambiato e ne fosse arrivato uno virtuoso, allora il Bologna si sarebbe andato ad inserire a metà classifica, in cosiddetto quello che chiamavamo il limbo di nessuno. Ok, dunque avremmo migliorato rispetto a quella che non era la posizione che avevo indicato con Siniša Mihajlović. Certo, non avrei mai immaginato di poter arrivare ad un passo dall'Europa, questo va detto, però va anche detto che Thiago Motta è stata una presa veramente incredibile, e che appunto adesso ne parliamo con la previsione di quest'anno. Ci aiuteremo anche con una grafica che apparirà, ok? Quindi mi potrete seguire meglio. Allora, prima di iniziare però, a Markman, iscrizione, condividere il video, lasciare il vostro mi piacino, pollice bello alto, e adesso facciamo la previsione. Allora, diciamo subito che, come abbiamo raccontato, il Bologna ha fatto un mercato sicuramente gagliardo, peccato solamente alla fine, quando non è arrivata la punta, no, complementare di Zirkzee, che potrebbe dannatamente da qui a gennaio complicarci la vita, oltre al fatto, basta guardare in casa Empoli, se dovesse infortunarsi il portiere, vabbè che poi l'Empoli c'ha tre portieri che sembrano tutti parimenti, ma per quanto riguarda noi non è così, perché se si dovesse infortunare Skorupski avremmo e dovremmo giocare con Ravaglia, il che non sarebbe indicato. Dunque, sperando che la formazione tipo possa tenere botta, ok, e quindi io farò la previsione adesso, certo, con la rosa completa, però quindi anche con la panchina, per carità, perché devo tenere conto di tutto, perché una stagione è fatta anche di infortuni e ce li dobbiamo attendere, e ci tocchiamo i maroni, certo, ma ce li dobbiamo attendere. Poi abbiamo però un valore aggiunto che quell'anno scorso e gli altri anni non avevamo, che si chiama Thiago Motta. Perché dico questo? Perché a fronte di, ad esempio, mi tocco le balle, un infortunio di Zirkzee, ad esempio, io non sono convinto che Dumblè metterà titolare Van Hooijdonk, quanto sono più convinto che metterà falso 9 Carson, secondo me, come prima opzione, oppure Ndoye potrebbe essere la prima opzione, staremo a vedere che cosa opzionerà Thiago Motta, ma sono altresì certo che sarà uno di questi due andare a fare il falso 9, visto e considerato che abbiamo Selemakers e Orsolini in grado appunto di subentrare mantenendo inalterata, diciamo, la qualità, ok, dei titolari. Dunque questa è stata la forza che questo Bologna ha avuto nella costruzione di questa, di quest'anno della rosa, ed è merito appunto in primis di Thiago Motta, che ha fatto capire le sue idee e le ha fatte sposare alla società, cosa che in passato nessun allenatore si era riuscito. Quindi vuol dire che Thiago Motta ha argomentazioni valide, concrete e convincenti. Poi certo c'è stato anche un DS che è un DT, anzi direttore dell'area tecnica, Giovanni Fiducia Sartori, che ha sposato, accettato e ha fatto modo di far sposare, accettare anche a Di Vaio e a Fenucci l'idea appunto che si aveva, e farla diventare un'idea collettiva. Dunque questa era la premessa. Quindi la premessa è stata questa, ricordo nuovamente, manca un complementare di Zirkzee e questo devo tenerne conto. Per il portiere faccio finta di non tenerne conto, perché mi tocco le balle, l'infortunio del portiere sarebbe veramente una roba nefasta che io adesso non posso e non voglio tener conto, ok?
Dunque, tenendo però conto del valore aggiunto di Thiago Motta, perché Thiago Motta, e io sono convinto sempre di una cosa, l'allenatore fa scalare posizioni che se ne dica, l'allenatore è fondamentale, guardate quello che sta accadendo in casa Napoli, togli Spalletti, grande allenatore, che ti ha fatto un miracolo, e metti Rudy Garcia, cioè è come cadere, mangiavi cioccolata, adesso mangi un surrogato di merda, secondo me, con tutto il rispetto per Rudy Garcia, però insomma passare da Spalletti a Rudy Garcia è un bel salto nel vuoto. Comunque, ritornando a noi, però ci siamo capiti, l'allenatore fa scalare posizioni. Tenendo conto dunque di tutto questo, partiamo dal basso, così creiamo un po' di hype e poi ve la faccio apparire. Allora, la lotta per retrocedere secondo me sarà scrivibile. Io ho messo 6 squadre, con però diciamo 4 più papabili, 2 le ho inserite ma non dovrebbero poi essere coinvolte più di tanto. Quindi vi dico subito che le 6 squadre che ho messo, adesso ve le dico in ordine sparso, sono Salernitana, Empoli, Lecce, Cagliari, Frosinone e Genoa. Queste sono le 6 squadre che secondo me lotteranno per non retrocedere, ma vedo in maniera macroscopica, diciamo, svantaggiate, dunque papabilissime per la retrocessione, Cagliari, che io l'ho messa ultima, per me il Cagliari finisce ultimo in classifica, se la gioca con l'Empoli, l'ultima piazza, ho messo Cagliari, Empoli e Frosinone, nonostante, devo ammettere, mi stiano sorprendendo, però vediamo se non sarà un fuoco di paglia. Ho cercato di non lasciarmi condizionare ovviamente dall'inizio di questa stagione, forse mi sono lasciato condizionare avendolo messo 18esimo addirittura davanti a Empoli e Cagliari. Quindi le 3 retrocesse per me saranno Frosinone, Empoli e Cagliari. Le altre 2 che le ho già svelate sono 17esima posizione, ho messo la Salernitana che secondo me faticherà, perché tolti Candreva e Dià non mi sembra una grande formazione. Ho messo 16esimo il Genoa, dove ha fatto sicuramente tanta roba in attacco, veramente un bel attacco, ma dietro secondo me è un po' ballerino. Il Lecce l'ho messo 15esimo, forse mi sono lasciato condizionare dal bellissimo avvio, però insomma mi sembra che Corvino abbia costruito una formazione bella anche quest'anno, si è andata a fare delle pescate giuste, basta vedere questo Krstović, 2 partite, 2 gol mi pare di ricordare, insomma sembra un buon inizio. Poi c'hanno una difesa rodata perché hanno mantenuto 4 quarti, diciamo insieme anche al portiere, tutti invariati, quindi 5 su 5. Ho messo 14esima l'Udinese, che secondo me ha fatto un bel downgrade, potrei averla anche sopravvalutata perché vendere Beto, vendere Becao e ha fatto anche qualche Pereira svincolato, a me non convince quest'anno l'Udinese proprio per niente, non vorrei che possa essere una delle sorprese in negativo e possa addirittura essere invischiata per non retrocedere, potrebbe anche darsi. Ho messo 13esimo il Verona, mi sarò lasciato illuminare da questo inizio incredibile del Verona, sicuramente sì, però anche leggendo la formazione io la vedo quest'anno migliore di tante altre e sono convinto che l'anno scorso un po' siano anche stati sfortunati, siano stati anche forse mal allenati, ma quest'anno hanno migliorato notevolmente, già a gennaio l'avevano fatto con degli inserimenti veramente intelligenti. 12esimo messo il Sassuolo, che comunque mantiene Berardi, mantiene un attacco di tutto rispetto, hanno anche comprato dei panchinari come Samu Castiglieco, che potrebbero tornare utili, ho dei dubbi in difesa dove li vedo veramente scarsi, devo essere onesto, molto scarsa il Sassuolo in difesa. Poi 11esimo il Monza che secondo me si è indebolito anche lei in maniera macroscopica riguardo l'anno scorso, questo va detto, ma comunque ha tenuto una certa ossatura che potrebbe portare a metà classifica all'11esimo posto. 10esimo ho messo il Torino, che sicuramente con la zapata alla fine del mercato ha rivitalizzato un mercato abbastanza stitico, va detto, però la metto 10esima perché le altre già dette non mi sembrano poi più gagliarde del Toro. Poi ho messo 9esimo, ed arriviamo a noi, ho messo 9esimo il Bologna, perché nella condizione, diciamo, di logica,
tutte quelle che ho detto prima hanno una rosa, a mio modo di vedere, inferiore a quella del Bologna. Dunque, in condizione di logica, di normalità, il Bologna è da nona piazza. Attenzione però, non è ancora il mio pronostico definitivo, attenzione. Sto dicendo adesso una classifica di logica, secondo me, guardando le formazioni senza calcolare altro. Ok, la rosa del Bologna, secondo me, è da nono posto. Ottavo posto messo la Fiorentina, quindi in teoria Conference League. Settimo posto messo la Roma, che però potrebbe, secondo me, retrocedere, dopo vi spiego. Sesto posto ho messo l'Atalanta, anche qua è una formazione che a me piace, convince, però potrebbe lasciare posizioni, secondo me. Al quinto posto ho messo il Napoli. Il Napoli secondo me farà un downgrade micidiale, nonostante abbia mantenuto Osimhen, Kvaratskhelia, per carità, ma io reputo Garcia veramente, veramente, diciamo, una roba all'indietro a gambero rispetto a quello che era Spalletti, e si è visto già in queste prime uscite. Il Napoli non convince più di tanto, io l'ho messo quinto. Quarto ho messo la Juve, non per altro perché se tanto mi dà tanto, no, l'odore di quello che si respira in Serie A, abbiamo già capito, soprattutto noi a Bologna ne abbiamo fatte le spese, la Juve deve, ragazzi, arrivare nelle coppe, perché è probabilmente scritto nelle stelle. Quindi ho messo quarta la Juve. Terza ho messo la Lazio, che secondo me, nonostante la cessione di Milinkovic-Savic, ma l'introduzione di Kamada e soprattutto Guendouzi, non, diciamo, risentirà, secondo me, più di tanto di questo scossone. Poi magari sbaglierò, nonostante il brutto avvio, nonostante la vittoria a Napoli, che comunque abbia fatto intravedere. Io dico la Lazio, secondo me, con Sarri rimane Gagliarda. Quindi l'ho messa terza. Secondo ho messo il Milan. E primo, ma proprio secondo me per distacco, l'Inter è la formazione più forte del campionato, lo ripeto, per distacco. Cioè non c'è una formazione che si avvicini minimamente all'Internazionale di Milano, lo ripeto, per me. Quindi la lotta Champions è ascritta a Inter, Milan, Lazio, Juve e Napoli. Queste sono le cinque squadre che secondo me se la lottano per la Champions. Una di queste rimarrà fuori. Secondo me il Napoli, però. Lotta per l'Europa minore, l'ho chiamata così, dove ci metto dentro quindi sia League che Conference, ci ho messo Atalanta, Fiorentina, Roma e Bologna. Non ci sono, secondo me, altre squadre che si possono ascrivere a questa lotta. Queste sono le quattro che se la lotteranno e una di queste rimarrà fuori. La lotta per la retrocessione l'abbiamo detta. Quindi, dulcis in fundus, il Bologna, in una condizione di logica, dovrebbe arrivare nona. Poi, questo che cosa significa? Che poi subentra il fatto per quanto riguarda gli infortuni, che poi fatto non è, perché anche lì è come hai attrezzato la tua rosa, e qui siamo in difetto, perché la dirigenza poteva operare meglio. Quindi in teoria dovremmo retrocedere di posizioni. Però abbiamo un allenatore che secondo me mangia in testa a tantissimi altri allenatori di Serie A. Per questo motivo io dico che scaliamo posizioni, potremmo arrivare secondo me dunque ottavi con un mercato di gennaio che mi spero che vi sarà. Allora io voglio lanciarmi in un pronostico ottimistico e io dico, perché io sono un inguaribile ottimista, che appunto possiate dirne, e questa è la conferma, io dico che con Thiago Motta e con un mercato di gennaio a puntino il Bologna può andare ottavo, perché voglio pensare che una tra Atalanta, Roma e Fiorentina canni la stagione e che noi non la si canni. Allora noi possiamo lottare per l'ottava piazza, io dico con Thiago Motta ce la possiamo fare, perché Thiago Motta è uno che ha due coglioni grossi come una casa. Allora il mio pronostico per questa stagione è il Bologna ottavo, che poi questo voglia tradursi in Coppa, visto che c'è la storia della Coppa Italia, non lo so, devo studiare, però il Bologna io lo vedo, io voglio lanciarmi quest'anno in qualcosa di ottimistico, arriviamo ottavi, voglio proprio sfracellarmi contro la costiera, contro le rocce. Mi cari mentori, il vostro turno, fatemi sapere che cosa ne pensate
attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati con l'esame cazzo nei video. Noi ci sentiamo nei prossimi. Chi è che andavamo? Sorbolino, ottavo, lui Giona! Ma...